ragazzi, mi vedete? Vedete inquadrate le mie mani, il mio tavolino da trucco e questo sacchettino, perché appunto all'interno ci sono delle piccole novità che vorrei farvi vedere. Allora, apriamo questo sacchettino, banalissimo sacchettino di carta, cominciamo a estrarre i prodotti. Allora, intanto all'interno ci sono due matitoni di Kiko che sono della collezione matitoni occhi, che sono della collezione Beauty Essentials e sono il numero 01 e 02. Spero che si veda. Allora, li ho presi in super offerta, quindi costavano la metà del prezzo originario e questo è il primo colore che ho preso. Da una parte c'è l'ombretto che ha questo bellissimo rosa con riflessi oro, spettacolare, un duochrome rosa con riflessi oro che secondo me è veramente bellissimo per fare trucchi in velocità, illuminare l'angolo interno dell'occhio, ma anche a modo illuminante in estate quando si è abbronzati, da mettere sugli zigomi. Secondo me è un prodotto validissimo. E poi dall'altra parte c'è la sua matita, che in questo caso è una matita di colore marrone, guardate che bella che è. Pagato 5 euro con i saldi. L'altro suo fratello, sempre preso con i saldi, è il numero 01. Allora, qui in realtà mi sono sbagliata, come sempre capita da Kiko, perché volevo prendere quello con l'ombretto lilla chiaro e invece mi sono sbagliata e ho preso questo. Però devo dire che mi piace molto perché è un classico dorato, è molto versatile, è un classico dorato, la parte dell'ombretto, vedete, molto luminoso, molto bello. E dalla parte invece della matita abbiamo una matita nera che è waterproof, resistente, che fa sempre il suo dovere, diciamo, sempre, è sempre utile, insomma. Anche perché io come matita nera ho solo il matitone di Nabla che è arrivato a metà della sua vita, quindi direi che va bene anche avere un'altra matita nera molto morbida, scrivente e che si fissa. Ora li rimetto nelle loro confezioni di carta, ma poi sapete benissimo che io di solito le butto. Poi la commessa alla cassa naturalmente mi ha fatto prendere un mascara, costa 4 euro, è della collezione Blue Me ed è un mascara secondo me ottimo. Io l'avevo già preso quando era uscita la collezione perché mi serviva un mascara. Si presenta così, il pack è molto elegante, bello, pesante, di vetro. Non ve lo apro perché appunto ho in uso quello di L'Oreal adesso e non voglio che parta il pao, quindi lo tengo di scorta ed è un classico mascara nero, ma lo scovolino mi piace tantissimo. Ora se lo reperisco in foto vi metto una foto qui, se reperisco l'immagine. Poi andiamo avanti. Allora, avrete visto un mio short di qualche giorno fa, dove sono andata da Tigotà per prendere deodorante e detersivi e ho trovato molte novità nello stand di Bella Oggi. Allora, c'erano dei matitoni ombretto, io ho preso questi due colori, si chiamano 3 in 1 Rule Breaker e un colore è questo, di cui non sono convintissima perché il colore è molto bello, però io ho sempre evitato questi colori qui un po' rossi, ramati, perché mi rendono l'occhio infiammato, sembra infiammato, però per chi ha gli occhi azzurri e verdi è molto molto bello questo colore. Comunque come base lo sfrutterò sicuramente, come base per ombretto. E l'altro, ovviamente, cosa ve lo dico a fare, è un verde. Scusate, il verde si chiama Green Forest. Ed è questo verde spettacolare, quasi matte, bellissimo, un verdone bottiglia scuro, neutro, molto bello. Volevo prendere anche il blu elettrico, però ho un matitone di Kiko che era identico nello swatch, quindi l'ho lasciato lì. Poi c'era anche grigio chiaro, molto bello, luminoso, e nero, marrone mi pare, rosa, insomma c'era qualche altro colore. Questo invece, Bordeaux, si chiama Mulberry. Dietro hanno il loro temperino, vedete, per fare la punta, dietro al tappino colorato che si abbitta, bellissimo. Poi sempre di Bella Oggi ho preso un matte liner, un eyeliner nero, che non avevo più perché come sapete ho solo l'eyeliner marrone, guardate questa è la punta, l'ho già provato, è comodo, eh? In effetti quando si asciuga diventa matte, può fare tratti sia fini che spessi, molto,
Molto molto bello. Adesso, se in qualche secondo si asciuga, vi faccio vedere l'effetto matte. Poi le ultime due cose che invece ho preso da NKD, perché non ne avevo già abbastanza, sono questi orecchini, sono queste paia di orecchini. Allora, questi che ho pagato 5 euro, che sono, mi piacevano perché sono un po' vintage, hanno questi brillantini violetti. Io questa primavera voglio fare molti trucchi sul violetto, quindi li ho presi perché mi piacevano molto. Sono di questa marca che non c'è scritto il nome, però la riconoscete perché è il simbolo dell'infinito. 5 euro, hanno la chiusura così a monachella, vedete? E poi, sempre della stessa marca, questo set pagato invece questo 6 euro, quindi 2 euro a paio praticamente. Mi piaceva l'idea di avere questo colore un po' rossiccio, caldo, ruggine, che mi sta molto bene, il giallo che non avevo, e poi c'è questo verdino pistacchio chiaro, diciamo. Questi invece hanno la... sono fatti così, hanno il gancio praticamente, scusate, il gancio, il come si chiama? Sì, comunque sono fatti così a rampino, insomma, diciamo a gancetto, così si infilano nel buco e visto che questo gancio è lungo non esce praticamente dal buco, insomma. Mi sono spiegata malissimo, però avete capito cosa volevo dire. Ecco, questi sono le tre paia di orecchini. Totale di questa spesa, secondo me, si aggira sulle 20 euro in totale, quindi io sono molto contenta perché ho trovato queste offerte. E le rimetto provvisoriamente in questo sacchetto perché poi le trasferirò, ovviamente, gli orecchini in camera e il make-up invece nei vari scomparti del make-up. Vi faccio vedere che l'eyeliner si sta asciugando matte, vedete? È questo. Sta diventando proprio un nero matte, molto molto bello, molto fine. Guardate le matite, non si muovono, vedete? Anche gli ombretti. Anche queste di Bella Oggi, eh? Si fissa tutto, non si muove niente. Quindi adesso andrò a struccarle subito prima di macchiarmi la mano per dei giorni, permanentemente. No, a parte gli scherzi, ovviamente con uno struccante bifasico vengono via, però dovete proprio struccarle volontariamente. Bene ragazzi, per questo breve video è tutto, volevo farvi rendervi partecipi, insomma, di queste cosine che avevo trovato. Un bacione a tutti e a tutte e a prestissimo. Ciao!